No, a me non piace stare fuori in generale, poi figurati per una stupidata così, insomma, del dito del piede è stato fuori dai partite. Poi vabbè, a Livorno l'anno scorso ci ho fatto l'ultima partita, la più grossa delusione della mia carriera, quindi che ho perso la finale playoff e volevo avere un pochino una rivincita, anche se non così importante, ma sicuramente importante. Domenica l'allenatore di Livorno era Cosmi, lui un anno a Brescia voleva farmi tirare punizione, però ho declinato. Ma più che altro perché faccio troppa fatica a tornare indietro, se no, a tirarle. Ci sarebbe un posto agli 11 metri. No, 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 figurati, poi a Buffon, no, 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 no. Non si può Se faccio così chiedo scusa. No, scherzo. Partendo dal presupposto che uno, secondo me, non si deve sentire né superiore né inferiore a nessuno, deve puntare a essere se stesso e a cercare di dimostrare. Io dico solamente che Buffon è un altro pianeta, mettersi a paragone con lui è impossibile. Poi ci sono tanti altri portieri che hanno dimostrato, io spero di arrivare a livello degli altri, insomma, anche perché arrivare a livello suo è difficile, se non quasi impossibile. Speriamo sia una giornataccia per lui. Anche difficile, però. Beh, però ultimamente non è tanto difficile. Appunto perché di solito a lui gli capita una volta ogni 5 anni, quindi. Ha già dato. già dato domenica, bisogna aspettare 5 anni. Fa piacere che un fenomeno di questo tipo faccia il mio nome come portiere giovane è interessante, nel senso, poi io sono contento, devo dimostrare ancora tanto e spero di dargli ragione. So che Lippi ha detto che guardava tutti i giovani da 20 a 35 anni e quindi penso ci sono dentro anch'io. No, io ho smesso con l'Europa da martedì, mercoledì. Non guardo più. Ah, perché dici che ce lo danno sicuro rigore contro? No, sono arrivato un volevo chiederti in maniera un po' elegante. Stavo pensando di cosa. Chiederti se c'è un Dovrebo anche in Italia. Ah, non lo so, ma io non penso che ultimamente la Juve sia stata poi così fortunata neanche loro con gli arbitri quest'anno. L'ultimo gli ha dato il rigore che francamente. Ah sì, è vero, l'ultimo rigore, è vero, c'è ragione, vabbè. Speriamo che non lo faccia con noi, nel senso, non so che dirti, poi studiare Del Piero sui rigori diventa anche difficile perché abbiamo un po' di fortuna per pararlo. Paga gli anni, quando c'è la palla nei piedi, come si dice noi in gergo, la fa cantare. Io preferisco sempre giocare con giocatori che hanno un pochino meno talento, che comunque non sai mai quello che possa fare. Adesso, non so, sono 5-6 partite che gioca titolare, fa gol tutte le partite, quindi penso che i numeri parlano per lui. Penso che andare allo stadio rimane divertimento, noi proviamo a fare risultati per cercare di riportare più gente possibile allo stadio, io comunque sono contento dell'affluenza di pubblico, l'importante è che quello che c'è ci sostenga come ha fatto fino adesso e poi è importante che non vengano tanti juventini, bisogna giocare in casa. O ti sta simpatico o ti sta antipatico, come tutte le squadre che vincono, no? E quindi è normale che non provo simpatia, però nel senso perché sono cresciuto in culo, sono cresciuto tifoso della Fiorentina, non può essermi simpatica la Juve, ma non ho niente contro nessuno, anzi, ho anche degli amici che ci giocano. Quindi figurati. Si parlava poi. No, no, ma è normale, come tutte le altre squadre, dai, antipatia la provi per quasi tutte le squadre in cui ci giochi contro, soprattutto. Quindi niente di più, niente di meno. No, con Chiellini, Marchisio, Giovinco, sono. Chiellini su tutti, siamo molto amici. Qui all'inizio siamo partiti con una situazione così, sia con Lanna, con Zenoni, con Mudingai, un po' anche con Ada Hilton, credo. E invece hanno dimostrato tutti sul campo che ci sono magari dei momenti della carriera che sono un pochino più storti, dove uno deve cercare di riguadagnarsi il posto. Penso che possa farlo Zenoni, come l'ha fatto Ada Hilton, come l'ha fatto Lanna, come l'ha fatto Mudingai, che credo che sia uno, a livello di prestazioni, uno dei migliori delle ultime 10-15 partite, insomma, un grande giocatore. Però ha avuto i suoi problemi con i tifosi, ha avuto i suoi problemi con la società, ha avuto i suoi problemi, però sta dimostrando di essere un professionista tutte le domeniche va in campo e anzi, delle grandi prestazioni. Firenze ha imparato molto bene, è stato che lui è arrivato là, è stato fermo 2 mesi per infortunio, quando giocava con me non ce l'aveva mai l'infortunio, invece adesso probabilmente in Inghilterra l'hanno menato troppo. Sì, ma tu sei, cioè tu l'hai visto giocare a Brescia. Sì, con me ha fatto 6 mesi, ha fatto da Dio. Fece benissimo. Sì, qui abbiamo avuto 2 mesi Gimenez che sembrava per tutti un'incognita, no? E avete visto quello che ha fatto. Dati tempo al mister di inserire anche Savio, credo che quando avrà l'opportunità dimostrerà anche lui quello che vale. Secondo me può essere non utile di più.